Benvenuti alla lezione numero 2 dell'atletica a casa, atletica leggera per bambini e adulti. Innanzitutto volevo ringraziarvi davvero tutti quanti perché la scorsa volta ci avete ascoltato in tanti e speriamo che anche stavolta siate in tanti in modo da poter fare qualcosina a casa di divertente. Ringraziamo innanzitutto l'amministrazione comunale e tutte le associazioni per aver permesso di fare questa attività qui al teatro, e oggi faremo come atletica leggera un po' di riscaldamento come al solito, la solita sessione di stretching, faremo le nostre andature e faremo poi delle prove, chiamiamole di velocità e di coordinazione spazio-motoria. Okay? Oggi non ci servono tanti attrezzi, se avete delle sedie meglio, perché probabilmente faremo anche il passaggio, vediamo come si striscia per terra o sotto una sedia. Okay? Preparate anche dell'acqua, perché l'idratazione è importante e come sempre ricordatevi l'acqua. Dopodiché partiamo con il nostro riscaldamento. Come ben sapete, solitamente noi facciamo il trenino, che consiste in una fila di bimbi che corrono sparsi per la palestra o per il campo di atletica. Se avete la casa piccolina possiamo correre sul posto, oppure se avete un tavolo potete correre intorno al tavolo, facendo 3 giri da un lato, poi vi girate 3 giri dall'altro, ok? Così almeno non ci vengono giramenti di testa. Dunque, partiamo con la nostra solita corsetta, ok? Quindi sul posto, su bene le ginocchia e corriamo. Mi raccomando, muoviamo bene le braccia, muoviamo bene le gambe e guardiamo sempre avanti, non guardiamo per terra, avanti e sul mento. Mi raccomando, facciamo attenzione, lavoriamo sulle punte dei piedi, non appoggiamo mai i talloni. Ok, rallentiamo e riprendiamo i nostri esercizi di apertura gambe e braccia, ok? Stavolta allunghiamo bene le braccia verso l'alto e battiamo le mani su in alto, ok? Partiamo tutto chiuso e apriamo e chiudiamo. Hop, 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 hop. Oh. Su bene, lavoriamo bene con le punte dei piedi. Ok, rallentiamo e ci fermiamo. Solito esercizio di coordinazione. Piede avanti, l'altro dietro. Alziamo la mano e il braccio opposto alla gamba avanti, ok? Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un saltello sul posto alternando braccia e gambe. Ve lo ricordate? Partiamo molto lenti. Hop! E controlliamo braccio opposto e gamba avanti. Hop! 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 Hop, un pochettino più veloce. Hop, 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 hop. E rallentiamo. a Cordova. Ok? Ci siamo? Via! Clicchiamo. E di nuovo up, su, e continuiamo a correre. Muoviamo sempre le braccia, Up, giù, su, 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 corri. Dobbiamo toccare molto in alto, Spingere bene verso l'alto. Pronti? Up, giù, su. Riprendi. E di nuovo, up, su, corro, lo facciamo ancora una volta, up, giù, su, ok, rallento, recuperiamo con la respirazione, vi ricordo, movimento lento delle braccia, inspiro dal naso quando alzo le braccia ed espiro dalla bocca quando le abbasso. Naso, bocca, dentro dal naso, fuori dalla bocca. Immaginate di dover soffiare le candeline, no? Inspiro, tutto fuori. Inspiro, tutto fuori, e ancora, inspiro, tutto fuori, va bene? Lo stesso esercizio lo posso fare anche camminando per casa, quindi cammino, inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro, ok? Questo esercizio lo possono fare anche gli adulti quando magari vanno a fare un po' di corsettina, quando sono tanti affannati, quando fanno una bella camminata, che sentono che comunque il cuore batte forte e non riescono a respirare bene. Non c'è nessun problema, si cammina, si inspira e si butta tutto fuori fino a quando il battito del cuore arriva a una pulsazione ottimale, normale, ok? Dopo posso o fare stretching oppure riprendere a fare il mio allenamento, però nei momenti in cui siamo tanto stanchi questo è il metodo migliore. Ora, solitamente dopo il riscaldamento facciamo stretching, quindi divarichiamo bene le gambe, gambe dritte, piedi dritti, paralleli, e vado giù, braccia e anche la testa penzoloni, e mi rilasso. Come abbiamo detto martedì, non dobbiamo sentire dolore, quindi l'importante non è arrivare a toccare per terra, l'importante è sentire tirare qui dietro, ok? Senza sentire dolore. Vado giù, rilasso la testa e porto tutte e due le mani a destra. Sempre gambe dritte, piedi dritti. i nostri muscoli. Da un lato, ritorno e scendo dall'altro lato, ok? Guardate il piede, sempre a contatto col pavimento. Lungo, e questa è la zona che dobbiamo sentire tirare. E ritorno, ok? Ora proviamo a fare un po' di equilibrio. Cosa vuol dire? Fermi su un piede, vado a prendermi l'altro piede, tiro sulla gamba e rimango in equilibrio. Devo guardare a terra un punto fisso, quindi non guardatevi tra di voi, guardate un punto fisso a terra. Io per esempio un orologio a terra, continuerò a guardare il mio orologio. Quando trovo l'equilibrio, unisco le ginocchia e rimango in equilibrio. E cambio gamba, poggio l'altro piede, tiro sull'altro, guardo il mio obiettivo, rimango in equilibrio e unisco le ginocchia. Cercate di rimanere in equilibrio, non saltellate troppo. Se avete delle difficoltà, piuttosto mi appoggio su qualcosa, ok? Vado giù, sempre equilibrio. Adesso tiriamo sul ginocchio e rimaniamo sempre in equilibrio, non saltate, so che state saltando, fermi, immobili, guardate il vostro punto fisso. Andiamo giù e cambiamo gamba, su, guardo bene il mio punto fisso e rimango in equilibrio. Ok, bene, passiamo a quelle che vengono chiamate le andature. Le andature in atletica sono fondamentali perché ci insegnano a correre, saltare e lanciare, che sono le tre macro categorie dell'atletica leggera, ok? Quindi la prima, che è fondamentale, si fa sempre e quindi me la vedrete fare sempre, si chiama skip. Lo skip è una corsa a ginocchia alte, ok? Mi metto sempre di lato, così quindi potete vedere bene tutta la sequenza. Si lavora sempre e solo sulla punta dei piedi, non si appoggia mai il tallone, si alza il ginocchio, il tallone è sotto il ginocchio e il piede, la punta del piede, non è in giù. E ne è chiamato piede martello, vuol dire che la punta è rivolta verso l'alto, ok? Stessa cosa quando cambio gamba, il tallone sotto il ginocchio e il piede sempre a martello. Le braccia sono piegate lungo i fianchi e i gomiti vanno avanti e indietro. Stessa cosa frontalmente, guardate, passano di fianco a me e non passano mai davanti, non faccio mai questo movimento. Perché? Perché quando corriamo perché dobbiamo guardare davanti a noi, non per terra, ok? Secondo esercizio, calciata sotto. Quindi, uguale allo skip, si lavora sempre solo di avampiede, ginocchio che sale, questa volta è il tallone che va verso il sedere, non è più avanti, l'angolo è chiuso, chiudo l'angolo del piede verso il sedere, guardo sempre avanti e le braccia che si muovono sempre lateralmente. Pronti? Via! Po, 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 po. E rilasso, ok? Ora, terzo esercizio, andiamo a fare la cacciata avanti, il pinocchietto, vi ricordate? Gamba tesa avanti, che tocca, decisa, terra, l'appoggio è sempre sotto di noi, ok? Quindi deve avvenire questo movimento qua, con le braccia sempre in movimento, talloni niente, ok? Via, op, 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 op. Le punte dei piedi sono rivolte in avanti, non è questo, è avanti, come se dovessi tirare i calcioni al vostro compagno davanti. Quarto esercizio fondamentale, corsa circolare, l'unione dei tre esercizi che abbiamo appena fatto. Quindi, da dietro, richiamo il tallone verso il sedere, apro l'angolo del ginocchio e riappoggio sotto di me. Dovete sapere che quando si corre, sia in velocità sia in resistente, quindi questa teoria vale per tutti, anche per gli adulti che corrono, si corre appoggiando sotto di noi, non davanti, perché se corriamo atterrando col tallone avanti rischiamo di farci male, prima il ginocchio, poi il bacino e poi la schiena. Molte volte capita che i principianti che iniziano a correre fanno questo movimento chiamato del pendolo, è sbagliato. Perché uno, appoggiando il tallone, fermate la vostra corsa, perché vuol dire sempre frenare a ogni appoggio. Due, vuol dire che da lì dovete poi portare tutto il vostro corpo sul piede, spingere in là, in avanti, e diventa veramente una perdita di tempo veramente dannosa. L'appoggio è sempre sotto. Pensate sempre di andare in bicicletta, ve lo ripeterò non so quante volte, mi spiace, ma nell'atletica è come andare in bicicletta. La bicicletta ha i pedali che vi permettono di fare questo movimento, ma nella vita normale, nella corsa, si corre proprio come andando in bicicletta. Quindi questo prossimo esercizio si chiama corsa circolare, vuol dire che dobbiamo far girare le gambe come andare in bicicletta, quindi prendo e faccio girare le gambe appoggiando sotto di me, appoggio sempre di avampiede e vado in bicicletta, guardo avanti, non tenetemi le braccia così, mi raccomando, e poi muoviamo le braccia, ok? Anche quando si corre per le lunghe distanze, ci sono mamma e papà che corrono, mi raccomando, fate attenzione. Ok, momento, siamo stanchi, prendiamo la nostra acqua e beviamo. Ricordatevi sempre che si deve bere non tanto, un pochino, perché sennò l'acqua ci gira poi nella pancia e so, abbiamo delle bottiglie d'acqua, non di vetro, speriamo, delle lattine di Coca-Cola o di Fanta, Sprite, quello che volete. Se abbiamo dei detersivi, li prendiamo. Io inizio con 2 cinesini, ok? Uno lo posiziono da un lato e uno lo posiziono dall'altro. Facciamo degli esercizi per imparare a correre. Quindi vediamo sempre lo spazio che abbiamo a disposizione. Io più o meno questo spazio qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 piastrelle, ok? Proviamo a metterci in posizione di partenza. Quello che dobbiamo fare è: corro, tocco il cinesino e ritorno, va bene? Avete visto come mi sono piegata per toccare il cinesino? Mi sono avvicinata al cinesino, ho ruotato il mio corpo, l'ho guardato, ho toccato il cinesino e nel frattempo mi sono già direzionato per andare dall'altra parte, ok? Non ho fatto questo perché? Perché è un pochettino traumatico. Cosa vuol dire? Che io arrivo qua tutto veloce, devo fermarmi di colpo, toccare il cinesino, rigirarmi e ricominciare a correre veloce. Nell'atletica, in un percorso, bisogna essere veloci e rapidi e devo trovare la soluzione migliore per fare avanti e indietro il più velocemente possibile. E non posso perdere velocità. Quindi arrivo, già mi giro, tocco, ruoto e spingo dall'altra parte. Sembra una cavolata, però per chi magari vuole vincere qualche garetta o comunque non farsi male, questo è il metodo migliore, ok? Ci proviamo? Siamo tutti sui blocchi di partenza? Pronti? Partenza, via, corro, tocco, ritorno. Ci avete provato? Avete sentito come avete toccato il cinesino? Vi siete piegati in questa maniera o avete girato tutto il corpo come vi ho detto? Pensateci. Riproviamo. Pronti? Tensa, via! Corro, corro, corro! Tocco, ruoto, via! Siete stati veloci? Velocissimi? Attenzione! Ora impariamo a correre all'indietro. Sapete tutti correre all'indietro? Lo so che tutti sapete correre all'indietro, ma io vi do qualche consiglio lo stesso. Quando si corre all'indietro bisogna adottare una posizione particolare. Bisogna piegare le gambe, le ginocchia, portare il busto in avanti e aiutarsi andando e rimanendo sempre sulla punta del piede. Perché il busto deve andare in avanti e il sedere indietro? Perché la nostra testa pesa tantissimo, quindi se io rimango lì con la testa all'indietro rischio di inciamparmi e di battere una di quelle craniate sulla piastrella, che poi bisogna cambiare la piastrella, ok? Bisogna fare attenzione, bimbi. Al massimo, se si corre all'indietro e si cade, nella posizione che vi ho indicato io, al massimo cadete e giù il sedere. Per fortuna abbiamo 2 bei panettoni sotto che riescono a sorreggere la caduta. Va benissimo, bimbi? Avete capito? Adesso, come prima, abbiamo i nostri 2 segnaposto. Partiamo dal punto A, dobbiamo arrivare all'altro punto B, corriamo in avanti. Questa volta ancora indietro. Ora proviamo a fare la stessa cosa correndo lateralmente. Quindi guarderò davanti a voi e dovrò correre da un punto all'altro, da un lato e dall'altro lato. Ci sono due metodi per fare questo esercizio. Il primo metodo è galoppando, vuol dire che io prendo, divarico, apro e chiudo le gambe, apro e chiudo, ok? Secondo metodo, vado ad incrociare, hop, 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 e anche dall'altro lato. Per comodità mi verrà da incrociare sempre solo avanti. Più avanti vedremo anche come si fa la corsa laterale incrociata, dove si incrocia avanti, passo e incrocio dietro. Vediamo un'altra volta, non c'è nessun problema. L'importante è che questa volta impariate a correre avanti e indietro, e da un lato e dall'altro, sempre in maniera laterale. Ci siamo? Ritorniamo al nostro primo punto. Pronti? Corro lateralmente dall'altro lato e continuo, corro e anche dall'altro lato. Avete visto le mie braccia come si muovono? Si muovono sempre solo avanti e indietro, non fanno questo movimento qua. Per lo stesso motivo di prima, perché dobbiamo imparare a muovere le braccia sempre davanti a noi, perché è essenziale nella corsa, perché molto spesso ci si dimentica delle braccia. Le braccia molto spesso le si lascia giù, oppure le si incrocia in avanti, ma tutto quello che fanno le braccia poi si ripercuote su tutto il nostro corpo, e quando dobbiamo correre per tanto tempo vi assicuro che se faccio questo movimento qua, dopo un po' lo sento molto di più. Ho bisogno di qualcosa che mi dia una mano nella corsa, e poi più avanti lo vedremo anche per i salti, per i lanci. Le braccia sono fondamentali, bisogna saperle usare, ok? Riproviamo di nuovo a fare sinistra e destra usando le braccia. Ritorno dal punto A, pronti, via! Hop, e dall'altra parte, e continuo a cambiare, hop, e dall'altro lato. Bene, molto bene. Ok, ora prendete altri punti di riferimento, ok? Altri oggetti. Io vi ho detto prima i detersivi, però potete mettere anche dei peluche. Se avete in casa, non penso che qualcuno abbia in casa dei cinesini, però se li avete sfruttateli. Li mettete a una piastrella di distanza uno dall'altro e vediamo di fare un po' di slalom, ok? Perché si fa lo slalom nell'atletica leggera? Si fa lo slalom per imparare a usare i piedi. Quale parte dei piedi? Le punte. Si usa sempre le punte dei piedi, tranne che nei salti. Quindi dimenticatevi di poggiare i talloni a terra, usiamo sempre e solo le punte dei piedi. Ora andiamo a fare lo slalom tra i nostri cinesini, da un lato e ritorno sempre facendoli frontalmente, ok? Correrò sempre in avanti andando da un lato, dall'altro, ruoto e riprendo. Ok, quindi? Bene. Avete sistemato tutti gli attrezzi? Avete messo i cinesini e gli attrezzi a una piastrella di distanza l'uno dall'altro? Bene. Ci siamo? Proviamo a fare una gara. Giù, pronti, partendo. Quindi molto spesso cosa succede? Quando prepariamo degli ostacoli, i bimbi più piccoli tenderanno a passare sotto gattonando e non strisciando. Ed è un avviso che vorrei fare a tutti i genitori: fateli strisciare bene i bimbi, perché è fondamentale, ripeto, è un'abilità motoria molto importante. E devono capire i bambini cosa vuole dire strisciare. Quindi si striscia, per esempio, passando sotto una sedia. Questa sedia ha una difficoltà in più, ha una asta un pochettino più bassa, e questo spingerebbe un bambino a portare giù il sedere, perché molto spesso ci si dimentica di sedere verso l'alto. Quindi strisciare vuol dire, prima di arrivare alla sedia bisogna già essere tutti belli bassi, ok? E imparare a strisciare portando giù bene la testa e aiutandosi con braccia e piedi, ok? Vedete? Io sono grande e sono riuscita a passare sotto la sedia. Può capitare che alcuni bimbi, in questo caso qua, cosa fanno? Alzano la sedia. Perché? O sbattono la testa, perché si dimenticano di avere anche la testa, oppure usano il sedere. In una gara, soprattutto quando si fa un percorso nell'atletica leggera, se tu tocchi un ostacolo o se lo butti giù perché non hai strisciato correttamente, si viene penalizzati. Cosa vuol dire essere penalizzati? Vuol dire che vengono dati o dei secondi in più in una corsa a